Primo giorno di maturità anche nell'isola, più di 13.000 studenti affrontano il nuovo esame di maturità, per loro niente terza prova. Sciopero per l'RVM contro la fabbrica delle bombe di Domus Novas, ancora proteste, ora c'è un ricorso al TAR. Il dopo elezioni, mentre a Cagliari si chiede una revisione dello scrutinio, ad Alghero Mario Bruno risponde amaro alle accuse. Dinamo sconfitta, la Dinamo perde il quinto match, la rabbia del coach Pozzecco. Ben ritrovati da Maurizio Melis per la seconda edizione del nostro giornale, come sempre in diretta. Quindi al via, anche in Sardegna, l'esame di maturità per più di 13.000 studenti. Quest'anno non ci sarà la prova scritta. Il servizio in sintesi. Cambiano gli anni, i sistemi di valutazione, le tecniche d'esame, ma la paura dei ragazzi di fronte alla maturità è sempre la stessa. Oggi primo giorno anche per i 13.191 studenti dell'isola chiamati a elaborare lo scritto d'italiano. Tra gli autori proposti Giuseppe Ungheretti e Leonardo Sciascia per l'analisi di testo, Corrado Staino e l'eredità del Novecento per il saggio storico-politico, l'illusione della conoscenza per il saggio tecnico-scientifico, il patrimonio culturale e la sua valorizzazione con Tommaso Montanari, lo sport con Gino Bartali e la lotta alla mafia con Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per i temi di carattere generale, quest'anno saranno solo due le prove scritte. La prima, è quella di oggi, è uguale per tutti gli studenti. La seconda dipende dall'indirizzo specifico di ogni istituto. Le novità non finiscono qui. L'esito dell'esame è espresso in centesimi. Fino all'anno scorso venivano assegnati fino a un massimo di 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con le nuove regole il voto finale resta sempre espresso in centesimi, ma dà maggiore importanza al percorso fatto negli ultimi tre anni. In modo progressivo il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le due prove scritte potranno valere fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La composizione della commissione non cambia rispetto agli altri anni, un presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. Ancora problemi per il porto canale di Cagliari, in arrivo le lettere di licenziamento per circa 210 lavoratori, vediamo i dettagli. Era nell'aria da tempo. Negli giorni scorsi ci siamo interessati della vicenda del porto canale e dei suoi dipendenti a rischio licenziamento. La Contiship lascia Cagliari e il suo terminal container. Aperta la procedura legale che libera la società da impegni per quanto riguarda il traffico merci, decisione presa direttamente dal Consiglio di amministrazione. Con questa azione 210 lavoratori vengono risucchiati nel vortice del licenziamento collettivo. Secondo i sindacati domani dovrebbero arrivare le lettere per invitare i dipendenti a non recarsi più a lavoro. Per questo, dice l'ANSA William Zonkan della Will Trasporti, abbiamo già chiesto al prefetto di convocare il tavolo sull'avvertenza. Nel frattempo la Regione deve chiedere al Governo la convocazione di un tavolo nazionale urgente che abbia come obiettivo quello di trovare una soluzione ai problemi del porto canale di Cagliari, a cominciare dalla salvaguardia dei posti di lavoro. Nel frattempo dietro l'angolo si avvicina lo spettro della concessione degli ammortizzatori sociali. Speriamo una soluzione momentanea, in attesa che le forze politiche e le istituzioni tutte si impegnino per scongiurare l'ennesima ferita al mondo del lavoro dell'isola. E c'è una dichiarazione a proposito del Presidente della Regione Solina, se necessario un immediato intervento del Governo con la convocazione di un tavolo nazionale urgente che abbia l'obiettivo di trovare una soluzione ai problemi del porto canale di Cagliari, a cominciare dalla salvaguardia dei posti di lavoro. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Cristian Solina, apprendendo del disimpegno della società Contiship dello scalo cagliaritano. Si tiene protesta questa mattina fuori dal TAR in piazza Carmine a Cagliari dei pacifisti contro l'ampliamento della fabbrica di bombe RVM di Domus Novas. Noi c'eravamo. Un sit-in dei pacifisti che continuano a lottare per il sacrosanto diritto di una Sardegna libera. Siamo di fronte al TAR perché? Sì, no, siamo di fronte al TAR perché l'azione appunto dei pacifisti sardi non si limita solo all'azione politica che insomma mettiamo in campo ogni volta che è possibile, ma siamo stati costretti anche a mettere in campo un'azione tecnico-giuridica per contrastare un progetto di ampliamento della fabbrica
che ha avuto, diciamo, la benevolenza sia del comune di Domus Novas, di Iglesias, ma anche della regione Sardegna. Abbiamo alcune associazioni hanno inoltrato un ricorso al TAR e oggi diciamo il TAR entra nel merito, nel senso che ascolterà tutte le parti, avrà già esaminato la mole di documenti prodotta sia dai ricorrenti che dalle parti chiamate in causa. Purtroppo devo riconoscere che i tempi del TAR non sono tempi, diciamo, molto snelli, per cui non penso che oggi il TAR ci darà un esito, ma si riserverà di prendersi tutto il tempo necessario per esprimere un giudizio compiuto. Ecco, per chi ci vede e ci ascolta, tracciamo una piccola cronostoria della vicenda. Sì, diciamo che per sommi capi la questione ruota intorno alla necessità o meno della valutazione di impatto ambientale. Allora, secondo noi, secondo i ricorrenti, opere di questo tipo, ma non solo l'ampliamento, ma secondo noi anche tutto quello che già insiste sul territorio di Domus Novas e nell'enclave anche di San Marco, che appartiene alla zona grigia dal punto di vista urbanistico di Iglesias, tutto secondo noi andrebbe sottoposto a valutazione di impatto ambientale per il tipo di attività che si svolge e per anche la particolarità del sito. Stiamo parlando del sito Marganai, uno dei siti, diciamo protetti anche dal Ministero dei Beni Culturali e quindi anche di chiara valenza naturalistica. La questione è, appunto, ruota intorno alla via, perché noi riteniamo che tutto il complesso delle operazioni, compreso anche il capannone in affitto nel quartiere Sastoia di Iglesias, andrebbe sottoposto ad analisi di valutazione di impatto ambientale per la delicatezza delle produzioni che vengono effettuate, per la vicinanza ai centri abitati. Ovviamente l'RVM e, diciamo, anche di chi, diciamo, sostiene la loro tesi ha preferito spezzettare, diciamo, i loro progetti con l'intenzione, secondo noi, di sfuggire a una valutazione complessiva. Sarà il TAR a giudicare se abbiamo ragione noi oppure hanno ben proceduto loro. Che responso vi attendete nei prossimi giorni dal TAR? Difficile, perché la questione è squisitamente tecnica, ruota tutto sulla obbligatorietà o meno di presentare un progetto organico su cui ci deve essere fatta poi una valutazione di impatto ambientale complessiva. Se invece passa la linea che l'RVM esiste, sta già operando e ogni tanto si allarga e ogni volta che si allarga presenta pezzi di progetto perché mira solo all'oggetto dell'ampliamento, è ovvio che per noi il nostro discorso perderebbe un po' di significato. Apriamo una finestra sulla politica. Nonostante la delusione per la cocente sconfitta, Mario Bruno, ex sindaco di Alghero, non si arrende e raduna i suoi lunedì 24 giugno. L'ex sindaco di Alghero Mario Bruno, candidato del centro-sinistra appena sconfitto in maniera pesante dal suo rivale Mario Conocci, sardista, è già pronto a dare battaglia, convocando per lunedì 24 un'assemblea in un albergo cittadino. Al grido "rilanciamo l'azione del Consiglio in città", si è rialzato subito e sulla sua pagina Facebook risponde agli attacchi del suo stesso partito. Risponde così, infatti, ad Enrico Daga, che ha scritto nelle pagine della Nuova Sardegna: "Da me non verrà fuori neanche una parola polemica, tempo e fiato sprecato, perché credo sia meglio utilizzare le energie per costruire, formare e sostenere una nuova classe dirigente, creare scuole di formazione". Che Mario Bruno fosse un uomo impavido lo si era scoperto da tempo, almeno da quando scoppiò il caso Ryanair, che voleva abbandonare l'hub algherese. Si fece portavoce allora di un diritto di tutti i sardi a viaggiare con tariffe low cost, tariffe che avevano permesso alla sua città di crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni. Nonostante questo, come lui stesso ha ammesso, la città non l'ha seguito e ha votato in massa per il suo avversario, impedendo persino un ballottaggio, e su questo egli commenta: "Mi informa la speranza che un giorno almeno la città raccoglierà i frutti del mio lavoro". Il trauma che subisce chiunque abbia vissuto o assistito ad un'azione violenta, ed in particolare le donne abusate o violentate, è a volte irreversibile e si conserva per il resto della propria vita. In questo si è parlato ieri alla Corte d'Appello di Cagliari, all'interno di un seminario formativo organizzato in collaborazione tra Giulia, giornaliste, Ordine degli Avvocati e Ordine degli Psicologi.
Per parlare dello stress traumatico che colpisce chiunque abbia subito o assistito ad una forma di violenza, è intervenuto a Cagliari alla Corte d'Appello Roger Solomon, psicologo forense di fama internazionale, insieme ad altri esperti, psicologi, avvocati, magistrati, giornalisti, perché per affrontare le persone vittime di violenza occorre conoscenza e sensibilità da parte di tutti, anche degli organi di informazione. Il convegno seminario è stato infatti organizzato da Giulia Giornalista insieme all'Ordine degli Psicologi della Sardegna, all'Ordine dei Giornalisti e degli Avvocati. Il titolo scelto rivelava il forte contenuto emotivo del convegno, violenza nelle relazioni familiari, da questione privata a questione sociale, i profili clinici e giuridici del disturbo post-traumatico da stress, all'interno del quale sono stati proiettati anche degli ispezioni di sedute psicologiche attuate con metodo innovativo dal professor Solomon, perché a volte la vittima vive in maniera dissociata a quello che è successo, è come se avesse due personalità differenti e lo fa per sopravvivere, uno stress che può colpire chiunque, dai veterani, profughi di guerra, testimoni di tanti orrori, personale chiamato ad operare in condizioni di emergenza in caso di attentati o di calamità naturali, bambine e bambini sottoposti ad abusi sessuali dai familiari o da persone di fiducia, ragazzi e ragazze che sperimentano forme gravi e ripetute di violenza domestica. È stata l'avvocata Valeria Resti però a porre l'accento sulla condizione delle donne che hanno subito abusi e che spesso sono costrette a interrogatori ambigui e a doversi sentire in colpa per un vestito sbagliato, per un rossetto troppo appariscente. Anche l'ordine forense, insomma, le sue colpe nel far cadere la vittima in un nuovo stress, e anche la stampa deve interrogarsi sui termini utilizzati e sulla gestione della notizia in generale, proprio per non peggiorarne la condizione psicologica. Perché se il trauma violento, molto violento, proviene da una persona esterna, è sicuramente molto violento, è sicuramente molto forte, ma in qualche maniera è pensabile. Mentre invece se proviene dall'interno di una famiglia in cui dovrei essere accolta, protetta, amata, e allora è molto più difficile pensare il trauma che ho subito o che sto subendo. E la mente allora comincia a mettere in atto dei processi che sono il tagliar via delle parti e non sentire, non cogliere tutta la pregnanza di quello che è successo per non soffrire troppo. È una difesa dal dolore, una difesa importante, no? Se ne può uscire con grande pazienza, grande dolore, grande sofferenza e con l'aiuto anche opportuno delle istituzioni, dei professionisti e delle professioniste che possono lavorare su questo. Un argomento complesso che richiede il confronto tra differenti competenze professionali. L'importanza è data dal fatto che, mentre normalmente avviene che i psicologi, i psichiatri sono consulenti del giudice, quindi danno degli apporti nel giudizio, l'importanza invece è che gli operatori giudiziari, quindi sia i giudici sia gli avvocati, si approprino essi stessi di una cultura di questo genere. E quindi la condivisione della cultura psicologica anche da parte degli operatori giudiziari. Adesso andiamo in pubblicità, vi aspetto per la seconda parte, ci sarà Vasco Rossi e la Dinamo Sassari. Ieri sera il primo concerto di Vasco Rossi, stasera si replica, si prevedono circa nel totale 80.000 persone, vediamo. Città bloccata, almeno dalla scalinata di Bonaria sino all'Amsicola. Pubblico delle grandi occasioni, una nave all'ancora nel porto di Cagliari interamente dedicata al Vasco e affittata dalla sua organizzazione. È una città divisa a metà praticamente, sia nella pratica stessa che nella passione. Ci sono infatti gli infastiditi che svuotano ad ogni divieto stradale, ci sono invece gli appassionati che legano la presenza di Vasco Rossi ad una promozione di Cagliari nell'elite che conta. Da 4 giorni, giovani di tutta Italia stazionano nel perimetro fieristico, tenda e acqua al seguito. E gente da tutta l'isola e dalla penisola alla ricerca, se non dell'ultimo biglietto da 85 euro in su, almeno ad una posizione più vicina possibile al palco. Dove anche oggi, dalle 21, ci sarà lui, il vate dei giovani, alla ricerca di un mito, e forse lui lo è davvero nel panorama del rock italiano. Un modello di vita, un fratello maggiore, un poeta della porta accanto, da Zocca alla Sardegna, per dedicarle 2 dei soli 4 concerti programmati dal Blasco quest'anno in Italia. Insomma, oggi è un po' presto, la gente va prima a mare qua.
poi viene al concerto. Comprerete la maglietta? Assolutamente sì. Quale prenderete? Vivere. Perché ogni maglietta ha un suo significato. Sì, diciamo sì. Vivere che cosa è? Vivere. Un solo significato, diciamo. Vivere. E come intende lui la vita? Spericolata? Una vita spericolata. No, spericolata. No. Come se non finisce mai. Come se non finisce mai, cioè... Con, vorresti pure tu, che non finisce mai. Come è capitato anche a lui quando sembrava che stesse male e poi invece si è ripreso. Per tutti, la canzone è di tutti, non è solo per lui. Per da, quanto, per da quanto lo segui? Da quando è... Da quando è Vasco? Sì, da quando pure... Le bollicine. Ancora prima. Ancora prima delle bollicine. Molto. L'aveva fatto prima delle bollicine. L'aveva fatto. Acqua naturale. È vero, hai ragione, acqua naturale. Oggi servirebbe acqua naturale. Oggi servirebbe. Non dal cielo da bere, però. Senta, questa trasferta quanto vi è costata? Poco. Poco. Poco qua? Poco. Cioè, dove dormite? In albergo. Sì. Però è poco. Vale la pena? Sì. Quando vale la pena non c'ha un prezzo, tanto, poco. Ma ai concerti di Vasco si va stracciati oppure no? No, eccoci qua. A modo suo. A modo suo, ognuno a modo suo. Ognuno nei fatti suoi. Insomma. Perso nei fatti suoi. Anche senza persi. E voi da dove arrivate? Voi da dove arrivate? Arborea. Chi sono? Quindi, insomma, ve la siete cavata a sì. Buon prezzo, nel senso sì. Che non è che sia così lontana Arborea. No. Ci sono molti affezionati di Vasco ad Arborea. Parecchi. Sì, parecchi. E voi in quanti siete come combri? Cinque. Soltanto. Però ce ne saranno degli altri sulla 131. Sì. Penso proprio di sì. Qual è la canzone che ti rappresenta di più? Non me ne viene. Fra, aiutami. Mo, tutte. Tutte. Sì. Filosofia di vita, Vasco? Sono nato con Vasco. Sei nato con Vasco. Anche i tuoi genitori ti facevano sentire Vasco quando eri neonato? Insomma. No, non proprio. Adesso allo sport, la Dinamo ha perso al Palatalercio la quinto match per i playoff di basket, una sconfitta vittima della scarsa convinzione della difesa di Venezia. Ma Pozzecco non si piange addosso e mette sotto accusa il Palasport veneziano, inadatto ad ospitare una finale scudetto. Sentiamo. Uno spettacolo indecoroso e per contro uno spettacolo esaltante. Quando diciamo indecoroso, ci riferiamo al Talercio, il Palasport di Venezia, chiamato dai tifosi giallo-oro, il Catino. Viceversa, di esaltante c'è stata la reazione del coach Pozzecco, che ha letto la vita a Federbasket, Reyer e giornalisti accorsi in conferenza stampa. E inondati, questa volta, non di sudore, ma dal fiume in piena del Pozzo che ha letto la vita a tutti, in maniera chiara, netta e colorita. In effetti il Palatalercio si è rivelato sì un catino, ma di sudore, il che non ha permesso ai giocatori in campo quella tranquillità necessaria per affrontare una finale. La scivolata e l'incidente erano dietro l'angolo. Ne sa qualcosa Gentile, costretto a lasciare anzitempo il match, ma tutti, da una parte e dall'altra, hanno patito le difficoltà del parquet, sempre intriso di sudore e di sangue. Detto questo, in attesa delle dichiarazioni dell'allenatore dei Sardi, che sentiremo tra breve, bisogna pur dire che il 78-65 a favore della Reyer, dal punto di vista squisitamente del gioco, non è un risultato farlocco. La Dinamo è caduta nelle maglie difensive di una Reyer con più carattere, che ha amministrato il gioco rallentandolo e permettendo ai suoi esterni, prima fra tutti il lungo Day, di sparare dagli angoli contro una difesa che non riusciva ad adeguare le chiusure. Che dire poi degli errori puerili di Pierre Smith? Se dovessimo cercare di capire quando la Dinamo ha perso l'incontro, non si può che fare il riferimento almeno due con un passaggio inutile e sbagliato a Cooley, sempre di Pierre, lui solo di fronte al canestro.
pronta reazione della Reier e partita in cascina. Della squadra di Sassari sono piaciuti soprattutto Spisso e Thomas, ma gli altri sono andati sotto la sufficienza, compreso l'allenatore Furioso, che forse non ha letto attentamente i momenti cruciali del match, insistendo su uno spento Smith e sugli spuntati McGee e Carter. E ora ascoltiamolo, la pirotecnica conferenza stampa di Gianmarco Pozzecco, che da sola valeva il prezzo del biglietto. Devo piangere! Devo piangere anch'io! Ma andate a fanculo. Quelli che piangono si vanno a fanculo, tutti. Io non piango. Non piango. Sono da quando ho 4 anni in questo sport. Non piango. Non piango. Abbiamo perso. Non fa niente. L'unica cosa che chiedo, esigo che i miei giocatori non si facciano male. Perché li diventerò testa. Perché sono miei figli. Perché Stefano Gentile è figlio di Nando Marchi, figlio mio. Viviamo un mondo di merda, ragazzi. Viviamo un mondo di merda. L'ultima cosa. Avete visto Venezia Trento, l'avete visto, no? Bella. 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 Giochiamo in un catino. Bella. Bella. E cosa faccio? E non mi lamento. Però almeno non rompeteci con gli occhi. Siamo finiti tutti. Non mi sono lamentato. Qua dentro non si può giocare a pari. Ma al finale non si può giocare a pari. Allora, lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace e vi dico, l'unica cosa che mi dispiace, non me ne frega un cazzo di vincere o perdere lo scudetto, non me ne frega niente. Mi dispiace di fare la 64 una sconfitta, perché non voglio che ci sia qualcuno di voi che si permetta di scrivere che io sono il cazzo per la partita, non me ne frega un cazzo di voi. L'unica cosa che adesso andavo in spogliatoio da Stefano Gentile, che è disteso con una coscia così, devo farlo io. Odio il suo nome, devo non giocare la gara. Vincere e perdere tra di loro. Noi non c'entriamo un cazzo. Io sono contento, io sono felice così. Non ho vinto un cazzo in carriera, ne sbatto i coglioni. Ho vissuto 100 volte più felice di tutti quelli che piangono. E spero solo una cosa, di perdere anche la prossima. Chiudiamo con una notizia giunta in redazione da poco. Dopo una complessa indagine, finito in manetti il presunto responsabile del tentato omicidio di Stefano Megaro, avvenuto in paese il 29 marzo scorso. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Terralba, di Santa Giusta, della compagnia di Oristano, hanno arrestato un uomo di 41 anni di Terralba, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si trova nel carcere di Massa, ma le indagini militari hanno permesso di raccogliere elementi tali da ritenerlo responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata. Dopo aver tirato fuori di casa la vittima insieme a un complice, lo bastonarono con una mazza di ferro, riducendolo in fin di vita. Dietro l'aggressione ci sarebbero debiti di droga. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.